Signore e signori, buonasera. Lunedì dalle mille emozioni per lo sport sanseverese, più in generale per lo sport pugliese in questo fine settimana. Praticamente siamo reduci da qualche minuto dalla gara, dalla posticipo di campionato di calcio per il campionato di Serie D a Lucera. È appena finita la partita tra il Sansevero e la Puteolana Inter Napoli. Partita che tra qualche minuto vi trasmetteremo in differita, in esclusiva come al solito. Abbiamo prodotto al comunale di Lucera, vi diciamo subito, la vittoria della formazione di mister Danilo Ruffini nei confronti della Puteolana Inter Napoli, 2-1 il risultato finale che permette alla formazione sanseverese di fare un grosso balzo in avanti in classifica. Ma andiamo per ordine, andiamo a valutare per intero quello che è stato il primo turno del girone di ritorno del campionato di Serie D nel girone H, che ha visto la vittoria del Biceglie in casa con la Gelbison Vallo della Lucania per 4-2, la vittoria scoppiettante dei bicegliesi con la firma di Tedesco, D'Arienzo, Palazzo, Zotti, poi Pizzutello e Tedesco nel finale di partita per il 4-2 finale a favore della formazione allenata della formazione bicegliese. La vittoria anche casalinga per il Brindisi, che ha regolato il Grottaglie con il risultato di 2-1. Pellecchia sul rigore al 33esimo minuto, al 27esimo del secondo tempo Pollidori, l'ex Manfredonia, al 48esimo poi Albano per il Grottaglie. Vittoria del Brindisi importante in vista di quello che è successo poi nelle zone altissime della classifica rotatoria, che andremo a vedere più avanti. Il Francavilla ha regolato il Marcianise, il campo su cui è caduto fuori casa nell'ultima gara del girone di andata il Sansevero, ha fatto vittima anche la capolista Marcianise, una vittoria netta, secca, per 2-0 a favore della formazione lucana nei confronti del Marcianise, che quindi viene raggiunta al primo posto in classifica dalla Turris. Turris che ha vinto con il minimo sforzo per 1-0 la gara casalinga con il Gladiator, 1-0 dicevamo il risultato finale. Ha riposato il Real Metapontino per effetto sempre della radiazione del Nardò. Ha perso malamente in casa il Manfredonia 1-4 il risultato finale, anche se il Manfredonia era andata addirittura in vantaggio al nono minuto del secondo tempo con Gentile, poi Lanzillotta su rigore, Corvino, Camporeale e Pinto hanno segnato il poker per la vittoria monopolitana sul campo del Miramare di Manfredonia. Mariano Keller, che ha superato il Matera, anche qui un risultato che possiamo considerare un po' a sorpresa, il 3-2 del Mariano Keller sul Matera, una vittoria comunque meritata per la formazione campana, che continua a veleggiare nelle zone alte della classifica con pieno merito. Il Real Vico ha perso in casa per mano del Taranto per 2-0, una vittoria importante per la formazione tarantina, che con l'arrivo di Papagni ha inanellato sempre degli ottimi risultati, quindi funziona la cura in questo caso del cambio della guida tecnica. Maiuri, ricordiamo, è stato esonerato proprio qualche minuto dopo il pareggio casalingo del Taranto proprio con il Sansevero, con il Sansevero Calcio. Sansevero che ha vinto la gara giocata nel posticipo, giocata nel pomeriggio sul campo neutro di Lucera, ovviamente che da un po' di tempo è diventata la casa delle partite casalinghe, scusate il gioco di parola, della formazione di mister Danilo Ruffini. Andiamo a esaminare cosa è successo nel match che tra qualche minuto vi trasmetteremo in differita con mister Danilo Ruffini, che si è schierato con Pizzolato tra i pali in difesa, Mangiacotto
Totti, Follera, Iannicello e Russo, a metà campo Russi, a metà campo con Cordisco, Florio De Santis e De Vivo, in attacco la coppia Covelli-Ladogana, con quest'ultimo ad indossare la fascia di capitano. Per la Puteolana, che ha adottato un 4-3-3, mentre il Sansevero è sceso in campo con il suo classico 4-4-2, De Spucches, Guidelli, Dascia, Visciano, Russo, Salvati, Napolitano, Scognamiglio, Pastore, Dauria e Perrella. Arbitro dell'incontro Giuseppe Perrotti di Campobasso, un arbitro che secondo i tifosi numerosi presenti sugli spalti del comunale di Lucera non avrebbe concesso, non avrebbe visto un paio di falli di mano di difensori della Puteolana proprio nell'area di rigore. Arbitro che poi ha concesso il rigore che è stato determinante proprio nel finale di partita. Appunto, i realizzatori del match: ha aperto al 24esimo Ciccio Covelli, che dopo un bel fraseggio con Vincenzo Ladogana ha battuto De Spucches per il suo primo gol in maglia giallo-granata, e ha festeggiato oltre che con i compagni di squadra anche con i numerosi ultra presenti proprio nella curva alle spalle della porta difesa dall'estremo difensore della Puteolana. Quando sembrava che il primo tempo potesse andare in ghiaccio con il vantaggio del Sansevero, come una doccia fredda è arrivato il pareggio di Dauria al 45esimo minuto di gioco su una indecisione della difesa sanseverese. L'unico tiro in porta nel primo tempo per la Puteolana, 1-1, quindi al rientro negli spogliatoi. Nel secondo tempo la Puteolana nelle prime battute di gioco ha fatto suo il dominio del campo. Nella seconda parte del secondo tempo è venuto fuori il Sansevero, che ha cominciato a costruire azioni di gioco, complice anche le sostituzioni ordinate da mister Danilo Rufini, che al 25esimo ha messo in campo Burdo al posto di De Vivo e Masi al posto di De Santis. È rimasto in campo Cordisco, sia pur colpito duro nel corso del primo tempo, ha stretto i denti, è rimasto in campo fino al 90esimo minuto di gioco. Le sostituzioni per la Puteolana: al 19esimo del secondo tempo lo Iacono al posto di Perrella, con mister Potenza che ha provato a coprirsi un po'. Al 34esimo Siciliano ancora al posto di Visciano, per rendere ancora per mettere forze fresche in difesa per la sua squadra. Ma al 45esimo del secondo tempo Covelli entra in area di rigore, salta un avversario che lo stende, nella fattispecie è stato Salvati, il giocatore con la maglia numero 6, lo ha steso per il calcio di rigore decretato da Giuseppe Perrotti, arbitro che ha concesso il penalty e che prima del calcio di rigore, di cui si era subito incaricato Vincenzo Ladogana, che è il rigorista principale della formazione di mister Danilo Rufini, aveva avvisato tutti che avrebbe preso provvedimenti in caso di entrata in area da parte dei giocatori prima del calcio di rigore da parte di Vincenzo Ladogana. Così è stato, perché Ladogana ha realizzato, ha spiazzato segnando, battendo De Spucches alla sinistra, alla sua sinistra, però è entrato in area evidentemente qualche giocatore sanseverese, per cui il calcio di rigore è stato fatto ripetere. Ancora Ladogana si presenta di nuovo freddo sul dischetto, calcia, questa volta cambia angolazione, batte per la seconda volta consecutiva De Spucches, questa volta è valido il calcio di rigore. Il tripudio dei tifosi presenti sugli spalti del comunale di Lucera per questa terza vittoria casalinga consecutiva per la formazione sanseverese. Era una partita importantissima da vincere, anche perché Ladogana e compagni conoscevano già i risultati delle dirette avversarie, tutte avevano perso: il Grottaglie sul campo del Brindisi, il Real Vico in casa addirittura
per mano del Taranto, il Gladiator in fuori casa sul campo della Turris, e il concomitante riposo del Real Metapontino permetteva un'eventuale vittoria dei sanseveresi, un grande salto in avanti in classifica, così come classifica che andiamo a vedere con il Marcianise, che è stata raggiunta in vetta dalla Turris, 31 punti per le due formazioni. Subito dopo alle spalle c'è il Taranto con 30 punti, 28 punti per Brindisi, Monopoli e Francavilla. Brindisi che sconta un punto di penalizzazione per delle irregolarità amministrative commesse nel corso della passata stagione. 27 punti per Matera, ancora attardata in classifica, 25 per una sorprendente Mariano Keller, 23 punti per Biceglie insieme a Manfredonia e Gelbison Vallo della Lucania, 19 punti per Real Vico. Subito alle spalle il Sansevero con 17 punti, che è al quintultimo posto in classifica. Ha scavalcato la Puteolana, che ferma a 16, ha scavalcato il Real Metapontino, ferma a 15, il Gladiator a 15 punti e il Grottaglie sempre più ultima in classifica con 11 punti. Quindi 6 punti di vantaggio per il Sansevero sull'ultimo posto in classifica, quello che decreterà l'immediata retrocessione nel campionato di eccellenza insieme alla Radiazione del Nardò. Poi le altre disputeranno i play-out, da cui verranno fuori le perdenti che retrocederanno anch'esse in eccellenza. Sansevero che a questo punto giocherebbe i play-out in casa con il Gladiator. Si gioca, ricordiamo, partita secca, dove al termine dei 90 minuti regolamentari ci saranno i tempi supplementari, ma non ci saranno i calci di rigore. In caso di parità perdurante anche al termine dei tempi supplementari, sarà decretata la retrocessione della formazione ospite. Quindi la squadra medio classificata avrà due risultati su tre per poter evitare la retrocessione. Ma questo non pensa sicuramente mister Danilo Ruffini, che punta alla salvezza diretta, non vuole correre rischi, punta a superare anche il Real Vico, che è nel mirino della formazione sanseverese. Perché? Perché domenica prossima il Sansevero andrà a giocare a Grottaglie, si giocherà a porte chiuse, particolarità nei match sia d'andata che di ritorno tra Sansevero e Grottaglie. La prima si è giocata a porte chiuse quando doveva giocare in casa il Sansevero, si giocò a Matera, addirittura campo neutro, porte chiuse a Matera. Il ritorno si giocherà anche a porte chiuse, ma comunque sul campo del Grottaglie. Una particolarità, un bis che va a fare il paio con la particolarità di quanto appena successo, 2-1 del Sansevero alla Puteolana nella partita di ritorno, tanto quanto fatto nella partita di andata, quella disputata il 31 di agosto sul campo del Domenico Conte di Arco San Felice a Pozzuoli. Sansevero che punta quindi a superare anche il Real Vico, 19 punti Real Vico, 17 punti Sansevero, ma il Real Vico domenica prossima riposerà, e quindi Sansevero che ha una ghiotta occasione per tirarsi addirittura completamente fuori dalla zona playout. Questo per quanto riguarda il calcio. Ovviamente tra qualche minuto vi trasmetteremo la partita in differita in esclusiva appena prodotta al Comunale di Lucera, ovviamente con le riprese di Nazario Tartaglione e il commento del sottoscritto. Giriamo pagina e parliamo di pallacanestro, dalla cui disciplina arriva una sconfitta, quella della maggiore formazione di basket di Capitanata, la Cestistica Sansevero di coach Gigi Galetti, sconfitta sul campo del Lanciano, 81-71 è il risultato finale. Una sconfitta, possiamo dire, anche inaspettata, non clamorosa ma sicuramente inaspettata. Sul campo di Lanciano la formazione sanseverese era sicuramente favorita per la vittoria finale, per provare a continuare ancora la corsa verso le Final Eight di Coppa Italia in programma a Rimini, quella Final Eight di Coppa Italia a cui accedono le prime due classificate per ogni girone. Nel girone D sono praticamente certe di disputare le finalette di Coppa Italia, Scafati che chiude il girone di andata al primo posto in classifica e Agropoli che è al secondo posto in classifica, non più attaccabile dal Sansevero. Ricordiamo, si è concluso il girone di andata, ma il Sansevero deve ancora giocare la Cestistica, deve ancora giocare
una partita deve recuperare quella valida per la nona giornata che non si è disputata al Paladolmen di Biceglie, appunto proprio con l'Ambrosia Biceglie, perché in occasione di quella partita ci furono due giocatori convocati con la nazionale militare, uno per parte, Jacopo Pozzi per la cestistica San Severo, capitano Andrea Storchi per l'Ambrosia Biceglie, quindi partita che su accordo delle due società è stata rinviata al 9 aprile, giovedì alle ore 21, sempre al Paladolmen di Biceglie, partita che vi trasmetteremo in differita sabato sera al termine dell'appuntamento con Tutto Sport. Andiamo per ordine, andiamo a vedere cosa è successo nell'ultima giornata del girone di andata del campionato di divisione nazionale B, nel girone D, con la vittoria dell'Ambrosia Biceglie, appunto prossima avversaria della cestistica San Severo, sulla cestistica Bernalda per 84-74. Biceglie che nel frattempo, da quando si doveva giocare la partita per la nona giornata di campionato a quando si giocherà effettivamente, quindi giovedì prossimo, si è rinforzata con l'arrivo, con il tesseramento di Valerio Corvino, ex di turno, ex di lusso, possiamo dire. Al di là dei suoi 41 anni, Valerio Corvino comunque riesce a dire la sua anche nel quarto campionato nazionale. Ha vinto in casa anche la Givova Scafati 84-65 nei confronti della Pallacanestro Molfetta di coach Giovanni Gesmundo, una vittoria scontata quella della corazzata del presidente Nello Longobardi, che ha perso una sola partita, quella sul campo del Bernalda, in tutto il girone di andata. Per la verità la dirigenza scafatese puntava a chiudere la stagione regolare da imbattuta, puntava a stabilire evidentemente un record in questo campionato, record che è saltato per la sconfitta maturata a metà del girone di andata sul campo del Bernalda. Riposato il Cus Ionico Taranto, mentre il Francavilla ha vinto sul campo del Venafro e ha raggiunto la cestistica San Severo al terzo posto in classifica, 69-66 il risultato finale. Ha vinto in casa Maddaloni su Agropoli che ha conosciuto della sconfitta sul campo del Maddaloni per 66-58, ma che nonostante la sconfitta resta comunque certa, matematicamente certa, del secondo posto in classifica, e quindi stacca il biglietto per le Final Eight, come dicevamo, di Coppa Italia. E non si è disputata la partita in programma a Monteroni, tra Monteroni e 2S Martina Franca, perché pioveva nel campo, pioveva nel palazzetto di Monteroni e il campo è diventato inagibile perché è scivoloso, e quindi la partita è stata rinviata a data da destinarsi. La classifica quindi al giro di boa con la Givova Scafati con 22 punti, Agropoli 18 punti, cestistica San Severo, Savegel, Francavilla con 16 punti, cestistica Bernalda con 14, Ambrosia Biceglie e 2S Martina Franca insieme a Maddaloni con 10 punti, Molfetta 8, Venafro 6, Cus Ionico Taranto e Monteroni chiudono la graduatoria con 4 punti a testa. San Severo, che giocherà domenica prossima il match casalingo valido per la prima giornata del girone di ritorno con la cestistica Bernalda, ma prima bisognerà andare a disputare il match ancora fuori casa nel giro di 4 giorni, 2 trasferte consecutive per la formazione sanseverese in quel di Biceglie, e bisognerà andare a chiudere definitivamente il girone di andata con il recupero della nona giornata di campionato, dicevamo, quella partita che non si disputò su accordo delle due società. Come è andata la partita a Lanciano, partita che vi trasmetteremo domani sera con inizio alle ore 20:30, 81-71 il risultato finale, con Castelluccia a fare la voce grossa nel basket lanciano con 27 punti, 20 punti per Grosso, 4 per De Vincenzo, 14 per Martelli, buona la prestazione anche di Polonara con 11 punti, 3 punti di Bomba e 2 di Capitan Ucci per la formazione di coach Salvemini. Per la formazione sanseverese
15 punti di Stella in ombra, per la verità, nella partita di domenica, 20 di De Fabrisis, il miglior realizzatore della formazione sanseverese, in ombra anche gli altri realizzatori, le altre scusate, bocche di fuoco di coach Galetti: Scarponi con 12 punti, Cecchetti con 13 punti, 8 punti per Sorrentino, il peggiore in campo Jacopo Pozzi, che nei 24 minuti di gioco ha sbagliato 3 tiri, 2 dalla media distanza, 1 dalla lunga distanza, e ha commesso 5 falli, quindi ha dovuto abbandonare il campo anzitempo. Da dimenticare il 6 su 27 di Scarponi, l'11 su 28 di De Fabrisis, che nonostante i 20 punti ha tirato tantissimo, ha sbagliato altrettanto. Stella, che ha avuto un 4 su 12. Partenza equilibrata del match, con la formazione di casa che ha provato a scappare in un paio di occasioni. Sansevero che ha sempre impattato, ha sempre tenuto botta rispetto ai tentativi dei padroni di casa, con pareggi che sono venuti sempre su tiri dalla lunetta. Nel terzo quarto la formazione casalinga ha provato a scappare ulteriormente, ma la formazione sanseverese, pur balbettando al tiro, ha sempre tenuto comunque aperta la partita. Il patatrac è arrivato praticamente nel quarto finale, quando nei primi 6 minuti di gioco il Sansevero non ha trovato la via del canestro. Il primo canestro da 2 punti è stato realizzato da De Fabrisis, quando ormai, quindi portando a 58 i punti del Sansevero, quando ormai il Lanciano ne aveva già 73, partita ormai finita, e con i due allenatori che hanno avuto la possibilità di far entrare anche le seconde linee, con il risultato ormai saldamente nelle mani dei padroni di casa. Tanto rammarico per il forte pubblico sanseverese presente sugli spalti dell'impianto di gioco di Lanciano, per una partita che sembrava potesse essere abbondantemente nelle mani dei giocatori sanseveresi, e poi si è conclusa con la terza sconfitta stagionale, una sconfitta che fa il paio con quelle, si va ad aggiungere a quelle maturate sul campo di Scafati e sul campo di Agropoli, queste ultime due però preventivabili alla vigilia, mentre questa sul campo di Lanciano è giunta un po' a sorpresa. Eppure in settimana la squadra si era anche sacrificata per sostenere degli allenamenti anche nelle giornate festive, quindi sacrificando anche qualche festeggiamento per poter tenere alto comunque l'attenzione rispetto all'impegno al rientro dalle festività natalizie. Non è andata bene, bisogna subito voltare pagina, all'orizzonte c'è subito la possibilità di riscattarsi, anche se onestamente quella a Biceglie sembra un po' più complicata rispetto a quella che alla vigilia sembrava la trasferta sul campo del Lanciano, con il Biceglie che sembra una formazione più quadrata rispetto alla B per Lanciano. Fatto sta che la prima è andata persa, adesso bisogna vedere che cosa succede tra 3 giorni a Biceglie. Scendiamo di categoria, restiamo sempre nella pallacanestro, parliamo del campionato di Serie C regionale, il campionato che riguarda il massimo campionato, la massima espressione regionale della pallacanestro pugliese, con la vittoria dell'Arius nel derby con la Diamond Foggia, 84-56 il risultato finale. Non lasci ingannare il divario esagerato rispetto a quelle che sono le differenze tra le due squadre, ha influito sicuramente nel terzo quarto un po' di espulsione, un po' di falli tecnici, un po' di provvedimenti disciplinari assunti dalla coppia arbitrale, sicuramente non all'altezza di dirigere una partita di Serie D, che
nonostante fosse un derby sentito, comunque stava scivolando tranquillamente nei canoni della sportività, della lealtà sportiva in campo tra i giocatori, che diversi tra loro, tra l'altro, sono anche amici fuori dal campo. Gli arbitri sono riusciti ad alzare la tensione, ne hanno fatto le spese i fratelli Vigilante, espulso Luca Vigilante, il giocatore ex cestistica San Severo, ex cestistica c'erano anche Nicola Padalino e Marco Dell'Aquila, poi ne ha fatto le spese anche il coach Cristian Vigilante. Partita che anche prima di questi episodi stava meritando di vincere la formazione sanseverese, ovviamente queste disattenzioni arbitrali che hanno sfavorito Foggia, ma in alcuni casi hanno sfavorito anche la formazione biancoverde, hanno ampliato il risultato, perché poi la Diamond si è disunita, non è più rimasta concentrata sul campo e ha più pensato a protestare con gli arbitri che a giocare la partita nel tentativo di riaprirla, tentativo estremo di riaprire la partita nel quarto finale. Vittoria quindi, dicevamo, meritata per l'Arius, ma non demeritano i 28 punti i giocatori della Diamond Foggia. Il quadro completo della 15ª giornata del campionato di Serie C regionale, con la Tecnomedica Bari che ha vinto il derby con Angiulli Bari con il risultato di 82-62. La Tecnomedica Bari sarà la prossima avversaria sabato prossimo dell'Arius San Severo per la prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie C regionale. Il Castellaneta ha vinto sul campo dell'Assi Brindisi per 90-50, vittoria esterna anche per l'Udas Cerignola, ma non fa più notizia ormai la vittoria del Cerignola, che ha sbancato anche il campo del Fasano per 71-62. Poi le vittorie casalinghe di Barletta su Invicta Brindisi per 75-66, Santeramo sulla Olmor Lecce per 76-69, dell'Olimpica Cerignola, questa è un po' una sorpresa, sulla Cestistica Ostuni per 75-61. Quindi la vittoria della Webin Manfredonia sul campo del Ruvo di Puglia. La classifica al termine del girone di andata, con l'Udas Cerignola che in 15 partite ha raccolto 30 punti, imbattuta la formazione cerignolana, seguita dalla Cestistica Ostuni che resta a 4 punti di distacco dall'Udas Cerignola. Ostuni che ha perso due partite esterne, le ha perse in capitanata, la prima a Foggia al cospetto della Diamond Foggia, la seconda a Cerignola con la Olimpica Cerignola, che fa evidentemente una cortesia ai cugini dell'Udas Cerignola. Tecnomedica Bari con 22 punti, staccata di, pensate, già 8 lunghezze dal primo posto in classifica. Cestistica Barletta, Diamond Foggia, Olimpica Cerignola con 20 punti, 18 punti per l'Alius San Severo, che si conferma al settimo posto in classifica. Fasano e Webin Manfredonia con 16 punti, Invicta Brindisi con 14, 12 per Tecno Switch Ruvo, Castellaneta, Santeramo 10, Angiulli Bari 4, 2 punti per Olmor Lecce, 0 punti in classifica ancora per l'Assi Brindisi. Partita quella, dicevamo, della formazione di Nicolas Panizza, sempre nelle mani dei giocatori biancoverdi, che, ripetiamo, nel terzo quarto hanno dilagato per effetto di alcune situazioni più arbitrali che di quanto visto sul campo. Anche questa partita saremo in grado di trasmettervi in differita martedì alle ore 22, al termine del match tra la Cestistica e la BPMER, la BPER, scusate, di Lanciano. Chiudiamo con la pallacanestro e ritorniamo ad aprire una finestra sul calcio e ritorniamo
ad ascoltare le interviste a caldo appena realizzate al termine della partita di calcio disputata a Lucera di Serie D tra San Severo e Puteolana Inter Napoli, abbiamo avuto ai nostri microfoni mister Danilo Rufini, e potete ascoltare cosa pensa della posizione in classifica del San Severo e del futuro del San Severo, oltre ad aver effettuato una disamina su quella che è stata la partita disputata dai suoi giocatori. E subito dopo il direttore sportivo Antonio Governucci sull'importanza di questa vittoria, da notare la sua carica, la sua proverbiale carica. Le due interviste realizzate a caldo, noi vi lasciamo alle interviste e subito dopo andrà in onda la differita di San Severo Puteolana Inter Napoli. Grazie per la gentile attenzione, buona serata, buon divertimento a tutti. Terza vittoria consecutiva casalinga con la formazione sanseverese che sale al quintultimo posto in classifica. Vincere in casa, perdere fuori casa, comunque sta facendo risalire la china della classifica la formazione sanseverese. Ma sicuramente con nell'ottica dei tre punti penso che sia meglio fare giocare sempre per vincere, perché come abbiamo fatto le ultime 5 partite abbiamo fatto 3 vittorie e 2 sconfitte e abbiamo preso 9 punti, ma avessimo fatto 4 pareggi e una vittoria avremmo preso di meno, quindi alla fine proviamo sempre a giocare per vincere. Oggi era una partita difficile, lo sapevamo, perché è un'ottima squadra, una squadra quadrata, una squadra che è forte del vantaggio in classifica, uscendo indenne da qui poteva mantenere una posizione di privilegio nella strada per la salvezza. Per noi era importante fare i 3 punti, abbiamo iniziato giocando benino, abbiamo sbloccato il risultato, poi come al solito un'ingenuità, è un pezzo di bravura anche dell'avversario, però un'ingenuità nostra, io vado a cercare sempre giustamente l'errore da parte nostra per poi correggerlo, e quindi 1-1, rimettere in discussione un risultato dopo aver avuto la fortuna di sbloccarla la partita, insomma è stata un po' una doccia fredda. Poi dopo il secondo tempo ci siamo rimessi in campo, però naturalmente la paura di perdere o forse la paura di vincere ci ha un po' frenato, forse delle esperienze passate dove magari abbiamo creato tanto e non abbiamo raccolto. Oggi invece è stata una partita più equilibrata, una partita dura dove non abbiamo fatto secondo me un bel calcio, abbiamo fatto una partita concreta come forse fanno la maggior parte delle squadre di questo campionato, cosa che finora noi non abbiamo fatto. Siamo stati fortunati tra virgolette a chiuderla all'ultimo minuto su un calcio di rigore, però potevamo fare qualcosina in più. Diciamo che prendiamoci questi 3 punti che ci servono e ci fanno mettere nel gradino più alto dei play-out in questo momento, e a 2 punti dalla salvezza diretta. Domenica prossima abbiamo un altro scontro importante a Grottaglie e la squadra che ci precede riposerà il Vicequense, quindi speriamo di fare un risultato positivo ancora fuori casa per poter cercare di centrare una salvezza diretta. Hai parlato del rigore, Vincenzo Ladoviana ha avuto un gran carattere, perché all'88esimo a me è venuto in mente quanto è successo al Massaguano di Vicequense. Sì, a Vic è stato sfortunato, poco bravo, come vogliamo dire, però i rigori li sbaglia o li segna solo chi li calcia, quindi è un rigorista, forse sotto la mia gestione, da quando c'è lui come calciatore, ne avrà tirati 10 e ne ha realizzati 9, quindi penso che la percentuale dice che è un rigorista importante. Quindi, poi questo l'ha realizzato 2 volte. Sì, questo l'ha fatto ripetere, quindi ha allungato ancora di più il patema d'animo, però è stato bravo a realizzarlo 2 volte e quindi ci ha permesso di vincere questa partita importante. Funziona la coppia d'attacco Covelli-Ladogana in attesa di vedere l'Uasni tornare in campo? Sì, aspettiamo El Wazini, aspettiamo anche Cesario quando rientrerà, cioè aspettiamo tutti, perché bisogna avere, devo avere libertà di scelta e più per una rosa più ampia di soluzioni, se no magari nel corso della partita sono un po' costretto a fare poche mosse tattiche, quindi per invertire la tendenza quando le cose non si mettono bene ho meno frecce al mio arco, quindi aspettiamo tutti, sono tutti giocatori importanti. Il cammino è lungo, è duro, però diciamo che questo è un risultato che ci fa ben sperare, ci dà morale e continuiamo sulla nostra strada come abbiamo sempre fatto.
Ecco, diminuisce la pressione su questa squadra con questa vittoria, con questo grande balzo in avanti in classifica? Ma no, penso che la tensione deve essere sempre alta, perché non abbiamo fatto niente, siamo ancora nei play-out e l'obiettivo è la salvezza, non è disputare i play-out, quindi ancora non abbiamo centrato l'obiettivo e mancano ancora 16 partite per poterlo fare. Il girone di ritorno è tutto un altro campionato, sarà sempre più difficile fare il risultato su tutti i campi, quindi questo ci porta dei pro e dei contro. Da parte nostra, secondo me, era fondamentale vincere questo scontro diretto, come sarà fondamentale non perdere il prossimo, come sarà fondamentale vincere l'altra ancora. Nelle prime 5 ne abbiamo 4 contro dirette concorrenti e i punti contro queste squadre valgono doppio, perché 3 li prendi e 3 non li fai prendere all'avversario, e quindi è importante. Finora noi abbiamo fatto grossi risultati solo con squadre di vertice, quindi adesso dobbiamo iniziare a capire qual è la strada da seguire, quindi essere concreti, cinici e magari portare a casa più punti. Grazie mister, linea allo studio. C'è una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato del San Severo. Una vittoria importantissima contro una diretta concorrente che è la Putiolana, ben messa in campo da mister Potenza, una squadra importante dove aveva delle assenze di spessore, però dal canto nostro anche noi avevamo delle assenze di valide, ma oggi l'obiettivo era vincere. Abbiamo vinto e credo non fortunatamente, anche se il rigore è arrivato in ritardo, perché credo che prima di questo rigore c'era un rigore molto in precedenza, anzi più di un rigore, però non interessa. Ottima la prova di tutti i ragazzi, superlativa la rete di Covelli, che è stato importantissimo oggi per la squadra, sia in fase d'attacco che in fase di difesa. Direttore, questa è fatta, bisogna pensare già a grottaglie? Sì, adesso ci rilassiamo giusto questa giornata, poi da domani bisogna lavorare, non abbiamo riposo, non abbiamo niente, perché abbiamo già perso troppo terreno, troppo tempo, e non possiamo deludere, come dico sempre, la piazza e i tifosi, la società, il presidente Dino Marino, che fa tantissimi sacrifici, tutti voi che ci siete vicini e collaborate in splendido modo. Però queste parole le ho dette anche da te in trasmissione, noi dobbiamo migliorare in trasferta, perché in casa abbiamo fatto bottino pieno contro tutto, contro Bisceglie, contro Brindisi e contro Putiolana. Fuori casa magari dobbiamo alzare un po' l'asticella, perché siamo all'altezza di giocare la grande anche fuori casa. La buona occasione potrebbe essere quella proprio a Grottaglie, dove si giocherà tra l'altro a porte chiuse. Ma Grottaglie è alla nostra portata, ma anche se non è alla nostra portata, noi dobbiamo rimetterci in gareggiata, dobbiamo ripartire, azzerare tutti gli errori fatti, tutte le vittorie, tutti i risultati, si gioca partita dopo partita, e quindi noi andremo a Grottaglie per fare bottino pieno. Rientrerà un giocatore importante come Loazni, quindi il mister avrà a disposizione un altro attaccante di peso, un attaccante di spessore, che potrà scegliere e avrà la vasta scelta nel reparto offensivo. Per finire, un nome secco, a chi assegneresti la palma di migliore in campo? Ma io credo Covelli a tutti i costi. Covelli è stato determinante oggi e credo che non l'ho visto da solo, l'hanno visto tutti, si è guadagnato il gol, si è guadagnato il calcio di rigore ed ha fatto un ottimo gol. Era la prima partita in casa, e quindi quale miglior modo per presentarsi ai nostri meravigliosi tifosi. Grazie direttore.